Segretario, non cambia nulla. Diciamo che bisognerebbe rafforzare quelli che sono i progetti e le programmazioni. 3 miliardi e mezzo per l'intero tratto della Cinecittà non bastano, quindi quello che chiediamo è un programma pluriennale dove tutti i governi annualmente si impegnano a dare una copertura finanziaria per tutto il tratto della 106. Oggi abbiamo solo due tratti, ANAS si è impegnato alla progettazione dell'intero tratto che ancora oggi non c'è, quindi senza una copertura finanziaria e una relativa progettazione non si avverrà mai la cantierizzazione. Questo vuol dire bloccare il territorio? Bloccare il territorio, innanzitutto la 106 è un problema di diritto alla sicurezza e alla mobilità, non è solo un problema di sviluppo, qua siamo proprio in mezzo ai disagi, alle sofferenze delle comunità, una strada e un'infrastruttura che semina morti quotidianamente, quindi se vogliamo abbandonare l'idea di strada della morte bisogna effettivamente programmare con concretezza quelle che sono le risorse per la cantierizzazione dell'intero tratto. C'è la discussione sul ponte e sullo stretto. Nessun problema a infrastrutture così importanti, ma prima bisogna dare dignità ai territori calabresi, alle comunità calabresi che quotidianamente pagano un disagio troppo rischioso. La strada statale 106 è un'opera strategica, intanto se la completiamo, perché la strategicità sta proprio nel portarla a completamento, questo tratto da Mirto Crosia, quindi da Rossano, tanto per capirci, fino a Reggio Calabria. Questo significa intanto bloccare questa carneficina di vite umane che non ha più, diciamo, sopportabilità. Significa creare occasione di crescita e di sviluppo per questo territorio che ha tutte le potenzialità per gareggiare a livello nazionale. Significa anche per togliere dall'isolamento, per cercare di collegare opere infrastrutturali importanti. Penso all'aeroporto di Crotone, penso al nascente ponte sullo stretto di Messina. Se non completiamo queste importanti opere infrastrutturali e viarie, costruiremo delle cattedrali nel deserto. Con questo spirito abbiamo fatto comprendere, abbiamo convinto già il governo Draghi della strategicità per il Paese, perché questo è bene ribadirlo, non è un'opera strategica solo per la Calabria, è un'opera strategica per il Paese perché collega il Sud con il resto del Paese, con il resto del mondo, è un'opera che adesso la stessa Europa riconosce nel programma, nel tragitto TNT. E quindi va completata. Noi siamo preoccupati perché qui le opere, i cantieri si aprono e non si completano mai. Noi cominciamo da qua, stamattina come siamo a Mirto Crosia, come siamo a Locri, per dire che da oggi comincia un nuovo obiettivo, che è quello che comunque di sensibilizzazione. Ringraziamo i sindaci che stamattina siano qui con noi, le comunità che sono partecipi, a questo momento che insieme a Cisla Guilli abbiamo messo in campo. È ovvio che bisogna partire da questi punti per noi strategici. Oggi siamo qua per dire che va completata e quindi vanno fatte tutte le procedure che servono per completare la 106, a partire da Rossano verso Crotone, da Catanzaro verso Roccella Ionica e così via. Questo non basta, ma noi cominciamo da qui, come abbiamo sempre fatto, il nostro ruolo è questo, sensibilizzare soprattutto la Regione Calabria, ANAS e il Governo affinché finanziano questi 15 miliardi che servono per completare questa arteria, perché noi è fondamentale. Oltre a questo diciamo che bisogna completare anche qua, elettrificare la linea ionica ferroviaria, perché da questo si parte. Se creiamo le infrastrutture, queste che sono importanti per questi territori, perché se vogliamo creare sviluppo, opportunità e soprattutto far crescere quelle che comunque le situazioni che portano sviluppo e lavoro, sono riconducibili soprattutto alle infrastrutture. Queste sono le infrastrutture che la Calabria ha bisogno, perché altrimenti possiamo fare i mega progetti, idee che ci sono, però se non partiamo da quelle che sono le infrastrutture che ognuno di noi ogni giorno percorre, e soprattutto diciamo che bisogna metterla in sicurezza questa arteria, perché non è più possibile che questa strada statale 106 ogni giorno registra vittime. È una cosa che ormai non è inconcepibile, quindi noi siamo qua oggi, ma ci saremo nei prossimi giorni e a seguire, perché diciamo che da qua bisogna partire per creare questa situazione di svolta finalmente di una 106 che collega, come dicevo prima, tutta la Calabria.